L'ultimo episodio è stato scoperto solo ieri mattina al polo scolastico, ancora una volta preso di mira dai vandali che hanno danneggiato gli archivi. Ma nell'ultimo periodo a Tombolo c'è stata un'escalation di atti vandalici, tanto che il sindaco è corso ai ripari con un'ordinanza antiteppisti. Abbiamo identificato in questo periodo tutte le zone del territorio che sono a rischio e quasi sempre sono quelle più nascoste, quelle più isolate e fondamentalmente andremo a mettere dalle 10 di sera in queste zone il divieto di assembramento, sia per il rispetto della quiete pubblica ma anche per sicurezza. Il coprifuoco riguarda l'area della palude di Onara, il parco di Via Ungaretti e le aree intorno al polo scolastico e alla palestra comunale, dove i vandali sono entrati ben 3 volte nelle ultime 2 settimane. Nella prima occasione soprattutto hanno fatto anche dei danni all'interno della scuola, dei danni di una certa importanza, oltre a commettere dei reati perché sono andati a manomettere, a tentare di scassinare degli archivi che contengono documenti pubblici. Nella palestra comunale, sebbene sia ben sorvegliata dal gestore che ha anche installato telecamere e tutto quanto, continuano a fare danni di ogni tipo. Nei parchi pubblici si ubriacano in alcuni casi, fumano e soprattutto sono molesti nei confronti di quelle persone che tentano di riportarli alla serenità. Teppisti molesti anche con i cittadini, sono un gruppo di ragazzini molto giovani che nelle ore serali, specialmente in estate, creano problemi. L'ordinanza del sindaco entrerà in vigore la prossima settimana.